ragazzi, sono il vostro Eddie e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qua in questo nuovo video tutorial di Photoshop CS6 in cui vediamo come fare l'effetto matita. Allora, che cos'è l'effetto matita? L'effetto matita è quell'effetto che si fa con Adobe Photoshop CS6 che fa sembrare una nostra immagine o un'immagine che avremmo preso da internet disegnata a matita. Fare questo è veramente semplice. Per prima cosa, naturalmente, dovrete avere un'immagine. Io, in questo caso, ho preso questa qua da internet. Una volta che abbiamo preso la nostra immagine, apriamo Photoshop. E per importare l'immagine dovremo premere Command e O. Adesso sceglieremo la nostra immagine e automaticamente si importerà su Photoshop. Una volta che siamo a questo punto, dovremo andare a copiare il livello principale. Lo teniamo premuto e andiamo su questo simbolo. Come potete vedere, il nostro livello si è copiato. A questo punto andiamo su Image, Adjustment e Desaturate. Una volta che siamo arrivati a questo punto, dovremo copiare il livello che abbiamo cambiato, sempre nel metodo di prima. Una volta che siamo andati qua, andiamo ancora su Image, ancora su Adjustment e andiamo su Invert. Ecco qua. L'immagine diverrà così, ma non vi preoccupate, alla fine uscirà ad un effetto giusto. Adesso dovremo andare su Normal, qua dove c'è scritto Normal, e lo cambiamo in Color Dodge. Come potete vedere, la nostra immagine è diventata totalmente bianca, ma non vi preoccupate che adesso andremo a fare l'ultima parte, che sarà la parte più importante. Andremo su Filter, e andiamo su Other. Adesso andiamo su Minimum. A questo punto, come potete vedere, l'effetto matita è finito. Qua ci sono i pixel. I pixel a che cosa servono? Allora, i pixel servono a cambiare l'effetto della nostra immagine. Come potete vedere, uno sarà più chiaro, due ancora un pochino chiaro, tre inizierà a diventare più scuro, quattro più scuro ancora e 5 molto scuro. Io vi consiglio di stare dall'1 al 5, io in questo caso metto 2. I pixel vanno da 1 a 500 se non sbaglio, o da 100, una cosa del genere. Io vi consiglio di mettere da 1 a 5 perché gli altri fanno uscire l'immagine troppo brutta. Una volta che abbiamo messo i nostri pixel in base a come ci piace di più, andremo su OK. A questo punto il nostro lavoro sarà finito. Dovremo andare su Command S per poter salvare. Mettiamo ad esempio Skateboarder e lo salviamo. A questo punto potremo chiudere Photoshop ed ecco qui la nostra immagine. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Mettete un bel mi piace, commentate ed iscrivetevi. Vi ringrazio tanto perché abbiamo raggiunto gli 820 iscritti e anche le 95.000 visualizzazioni. Ci vediamo nel prossimo video tutorial e ciao ciao!